Rosa, che il sindaco lo può testimoniare, è bellissima e ha tanti posti belli da vedere. Ma io volevo che lei vivesse e vedesse per un attimo quello che è il disagio degli sfollati a Teramo. A Collaterrato abbiamo una situazione grave, ci sono 60 palazzine che devono essere ricostruite. Le palazzine che devono essere messe a posto non c'è, qui da noi a Teramo non c'è la situazione che si poteva vedere all'Aquila con le macerie, però ci sono tantissime famiglie fuori casa. Di 60 palazzine, solo una, palazzina di edilizia residenziale pubblica, solo una in questi 7 anni è stata messa a posto, è stata riconsegnata ad ottobre, ma delle 32 famiglie che dovevano rientrare in quella palazzina, solo 4 sono potute rientrare, perché non si può entrare per i danni che ci sono all'interno della palazzina. Questa è una delle situazioni, per il resto è buio, buio totale. Quando c'è stato il terremoto nel 2016, una serie di eventi sismici e poi l'eccezionale nevicata, tante famiglie hanno dovuto abbandonare la loro casa. Lo Stato ha provveduto con l'autonoma sistemazione, ha dato dei soldi tramite la protezione civile alla Regione e la Regione ha girato questi soldi all'ADER e l'ADER avrebbe dovuto trovare delle sistemazioni, delle abitazioni che dovevano essere emergenziali. Purtroppo sono state fatte delle scelte non giuste, non azzeccate. Io le palazzine le ho studiate tutte, devo ringraziare anche il consigliere regionale Taglieri che sta qui, che mi ha aiutato e c'è stato questo ottimo lavoro di squadra. Ci siamo fatti, le persone che abitano in questa palazzina sono state seguite legalmente da un avvocato, consigliere del Movimento 5 Stelle di Francavilla, che gratuitamente ha sposato questa causa e le ha seguiti in questi anni. Ha scritto tante volte all'ADER per avere dei documenti, delle carte, per cercare di trovare delle soluzioni. Il sindaco insieme all'assessore al sociale Ilaria De Santis abbiamo aperto un tavolo, abbiamo provato a trovare un accordo con l'ADER, quindi con la Regione, per cercare di dare una soluzione e una sistemazione. Lei dice perché se stanno in queste palazzine qual è il problema? Glielo spiego subito il problema qual è. In questa palazzina qui, questa all'inizio era la fabbrica del benessere e nasceva come una struttura tutta domotica, dovevano esserci vetri oscuranti, dovevano esserci le lampade che al passaggio si accendevano e si spegnevano, dovevano esserci tante cose belle. Però la ditta che stava realizzando questo progetto non ha potuto continuare questo percorso per mancanza di soldi. L'ATER ha acquistato l'immobile e non l'impiantistica, solo l'immobile, per cui ha consegnato questi appartamenti senza che chi è venuto qui ad abitare potesse visionarli, perché era in tempo di Covid, quindi si sono viste recapitare queste famiglie a casa una persona della protezione civile che gli portava una lettera e gli diceva tu puoi andare in questa casa. Primo disagio, dal momento in cui sono state consegnate le lettere e quindi c'è stata la sospensione dell'autonoma sistemazione del contributo, sono passati mesi prima che l'Enel potesse far partire la luce in questa palazzina, perché non c'era una cabina che potesse sostenere tutto l'impianto che c'era qui. Quando poi hanno sistemato tutto, ci siamo accorti che ci sono 120 fari che sono accesi notte e giorno, 24 ore su 24. Non si possono spegnere perché non ci sono interruttori. Chi le paga queste spese? Se io scelgo di andare a vivere in una villa, faccio una scelta mia, so quello che mi aspetta, ma se io provengo da una situazione, sono rimasta senza casa e devo accettare una casa perché tutti vogliamo una casa e non se la possono permettere. Hanno negli appartamenti una situazione strana che la farà sorridere, scommetto,
se accendono, se dalla camera da letto vogliono accendere la luce in camera da letto, spingono l'interruttore, e se accende la luce in cucina, devono andare in cucina, accendere la luce per la camera da letto. Ho consentito ad Arthur di affrontare questa situazione. Assolutamente sì. Vengono dilapidati, come è accaduto l'ultimo 30 dicembre, in leggi mancia da 17 milioni a legge. Ecco, noi queste cose non le faremo, ma abbiamo già detto, ci siamo già impegnati, perché i fondi regionali devono essere destinati agli obiettivi, alle finalità che la Regione deve perseguire, e che non sono quelli di distribuire prebende, ma sono quelli di assicurare che le case possano funzionare, possano essere vivibili. Quindi vi assicuro che ci sarà, con Pina ci siamo già sentiti più volte, devo dire Pina è una battagliera. Lo so bene. Brava, così va fatto. Sempre che umido, ma dai, non si può. Presidente, a livello di Ater va controllato. Cosa mi sono accorto?